Bella, elevato. Mi piace come inquadratura. Ricercata, semplice. Bentornati Snipers, io sono Mark Storm e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla di HPA, questo mondo molto particolare e semi sconosciuto nel quale ho deciso di cimentarmi nell'ultimo periodo. Con risultati più o meno altalenanti. Onestamente credevo fosse più semplice di così e invece è un mondo pieno di connettori, sigle, compatibilità strane. Onestamente non ho trovato particolari guide o supporti online, persino i siti che vendono le cose non specificano se una cosa è compatibile con questo piuttosto che con quell'altro oggetto. È un po' una giungla ed è per questo che ho deciso di fare la guida HPA for dummies. Sarà una cosa proprio per principianti, cercherò di dirvi le basi, cercando quindi di schiarirvi le idee a riguardo e magari, perché no, aiutarvi ad un acquisto più consapevole, evitandovi di buttare via un sacco di soldi. HPA è l'acronimo inglese di High Pressure Air, ossia aria compressa ad alta pressione. In linea teorica è possibile convertire qualunque tipo di replica ad HPA. Le più semplici sono le gas blowback, basta sostituire il green gas con l'aria compressa e il gioco più o meno è fatto. Discorso diverso invece per le repliche a molla, per i bolt action e per gli elettrici. Bisognerà stravolgere completamente la loro meccanica interna inserendo un engine, un'elettrovalvola o valvola meccanica, poi vi spiegherò, per permettergli di passare dall'alimentazione elettrica a quella a gas. È un filo più complicato e più avanzato e per questo vi consiglio come sempre di rivolgervi a qualcuno di qualificato ed esperto per il montaggio dei pezzi, perché non è così scontato come sembra, fidatevi. Il primo componente che andiamo ad analizzare è la bombola o tank. È ovviamente il nostro contenitore d'aria compressa, può essere fatto di vari materiali, ci sono quelli in alluminio e quelli in fibre composte, di fibre di carbonio, Kevlar, insomma robe super fighe. Ha un suo manometro che ci indicherà quanta pressione c'è al suo interno. La valvola principale, che è quella da cui uscirà l'aria compressa per andare poi all'interno del nostro sistema. La valvola di carico, posta sul retro, con il suo tappino di sicurezza, che è dove andrà collegato il compressore ad aria compressa. E due valvole di sicurezza, poste sui lati. Nel caso andrete a gonfiare troppo la vostra bombola, queste due valvole sono studiate per saltar via, per esplodere letteralmente e svuotare la bombola. Ripeto, questione di sicurezza. Una bombola del genere supporta fino a 3000 PSI. Che in bar sono 207 super giù. Per darvi un metro di paragone, lo pneumatico di una macchina è gonfiato a 2,5 bar. Quindi sì, è un piccolo ordigno che vi portate dietro e soprattutto le prime volte mi dava abbastanza soggezione. Non vi preoccupate, è sicurissimo, è super resistente, è impossibile fisicamente che si buchi o si danneggi se lo trattate bene, quindi anche se ci dovesse cadere sopra sarebbe completamente sicuro, quindi ok, però ripeto, vi portate dietro una piccola bomba. Tenete conto anche che quelle in fibra tengono pressioni ancora più elevate. Si parla di circa 4500 PSI, che sono 310 bar, il 50% in più di questa. Wow! Qual è la differenza pratica? Sostanzialmente la durata. Una bombola che viene caricata con più aria vi durerà per più colpi. A parità di cubatura ovviamente. Questa è una 0,8 litri, che è la più diffusa, è quella che vedete di più sui campi da gioco perché è un po' quella standard. Ci sono anche quelle più piccole fino a 0,2 litri che ho visto utilizzare di più da sniper, DMR, insomma gente che spara poco, fino anche a bombole da un litro e mezzo, veramente enormi per gente che vuole essere sicuro di arrivare a fine game. Salendo dalla nostra bombola arriviamo al secondo componente di questa guida, ossia il regolatore di pressione. Il regolatore di pressione è un po' il cuore di tutto il nostro sistema HPA ed è uno dei componenti più importanti. E per un qualche motivo online non se ne parla tantissimo e io da ignorante, quando ho deciso di farmi il mio primo setup, non avevo idea di dover sbattere la testa. Ho dovuto chiedere su Instagram ai miei follower, siete stati gentilissimi. Peraltro, se non mi seguite su Instagram, fatelo adesso, a chiocciola MarkStormAirsoft. E mi avete indirizzato verso il regolatore della Ballistic per rapporto qualità-prezzo. E devo dire che a distanza di mesi mi sono trovato discretamente bene. E ringrazio tutti quanti per il consiglio. Qual è lo scopo del regolatore di pressione? Beh, banalmente, abbassa la pressione della vostra bombola. Non potete pensare di mandare 208 bar direttamente nella vostra replica se non volete che vi esploda in mano. E di poterla regolare tramite un'apposita valvola per scegliere la pressione che più ci aggrada. Nel Ballistic lo si fa svitando il tappo superiore e accedendo alla valvola di regolazione che è qui dentro.
Si potrà girare grazie a questo utensile che vi danno in dotazione, una sorta di forchettina di metallo che si infila all'interno della valvola e la si gira in senso orario o antiorario per alzare o abbassare la pressione. Perché è così importante? Perché dal regolatore di pressione dipendono cose come la costanza tra un colpo e l'altro e il tempo di recupero tra un colpo e l'altro. Come si monta? Beh, si avvita direttamente sulla valvola di uscita del nostro tank, portatelo fino in fondo fino a quando non finisce la filettatura, è normale se lo trovate un po' duro. Posso assicurarvi che la tenuta è perfettamente stagna perché ce l'ho da circa un paio di mesi e l'ho tenuto sulla scrivania e la pressione della bombola non è variata, quindi è assolutamente consigliato ed è assolutamente stagno. Dispone di due uscite per le linee, chiaramente viene venduto con un raccordo solo, ma nel caso voleste potreste metterne un altro dall'altra parte e attaccarci due repliche contemporaneamente, non so perché dovreste volerlo fare, ma potete. Per quanto riguarda la regolazione della pressione è molto semplice, dispone di un secondo manometro che non vi darà la pressione della bombola come questo sotto, ma vi darà la pressione che avrete da questo punto in poi lungo la vostra linea. Potrete aprire la valvola piano piano, poco alla volta, e vedere la lancetta alzarsi e arrivare fino a quanto non vorrete farla arrivare. Potrete poi rimettere il suo tappino, che è già predisposto con diversi fori nella parte superiore e uno laterale, che sono studiati apposta per poter inserire una fascetta o un sigillo per assicurarci che dopo il test croni nessuno vada più ad agire su questa valvola, cosa chiaramente molto importante. Da regolatore arriviamo quindi al terzo componente, che è la linea con i suoi raccordi. E qui, ragazzi, si apre un mondo. La linea è sostanzialmente solamente un tubo con attorno un tessuto telato per aumentare un po' la resistenza, sulle cui estremità sono montate delle valvole a sgancio rapido. Devono essere in grado di inserirsi e fare perfettamente tenuta una volta dentro. Possono girare su se stesse in modo da non avere problemi di impedimenti con la bombola quando è fissata nello zaino, sulla schiena o simili, e devono tenere la loro pressione anche da sganciate. In questo caso non ho la replica dall'altra parte, come sentite non esce nulla. Esistono sostanzialmente di due tipologie, denominate la tipologia europea e quella americana. Cosa cambia? Sostanzialmente nulla, se non la loro forma. Di conseguenza dovete assicurarvi che la vostra linea abbia gli stessi raccordi del vostro regolatore di pressione, perché altrimenti non fitteranno e butterete via dei soldi. Perché? Non potevano farne una tipologia sola? No. E in alcuni negozi non è neanche specificato quale tipologia vi stanno vendendo. Ah, linea per HPA. Ma con quale raccordi? Cioè dovreste star lì a guardare la foto e capire in base alla forma dell'attacco se quello è l'attacco europeo o quello statunitense. È fuori di testa. Fate attenzione a quando lo comprate perché è facile sbagliarvi e non sono minimamente compatibili l'uno con l'altro. Quindi fate attenzione. Quale vi consiglio? Uno vale l'altro. Decidete uno standard e comprate tutta l'attrezzatura seguendo quello standard lì. Magari se siete in più nel vostro team, che vi state facendo un setup HPA, mettetevi d'accordo e prendeteli tutti uguali in modo da avere magari ricambi intercambiabili, potete passarvi la bombola, prestarvi pezzi, insomma, una roba del genere. Dopo la linea si arriva finalmente alla nostra replica. E qui il mondo è molto vasto. Come vi ho detto, praticamente ogni replica può essere convertita ad HPA. Le gas blowback, i bolt action e anche gli elettrici. Io, come mia prima replica HPA, ho optato per un gas blowback convertito, la mia AP01 qua dietro. Era la cosa più semplice da fare per un principiante e sicuramente anche più economica. Volevo giusto entrare all'interno di questo mondo. La teoria è molto semplice. Basta rimuovere la valvola di carico del vostro caricatore, svitandola con un cacciavite. Si presenterà più o meno in questo modo, varia in base alla marca del caricatore chiaramente, e sostituirla con un raccordo HPA. Fate attenzione che ovviamente ne esistono di varie tipologie in base alla marca, non della vostra replica ma del vostro caricatore, perché varia il passo della filettatura. Ne esistono sostanzialmente tre standard che mi sono anche dovuto segnare. Il primo ovviamente è la Marui, chi mai se lo sarebbe dovuto aspettare. Ha una sua filettatura molto particolare e anche una dimensione della valvola diversa, quindi richiede i suoi raccordi dedicati. Poi c'è lo standard VE o KJV, che è quello
più diffuso, praticamente il 90% dei caricatori da Glock stanno su quello standard, persino i caricatori dell'MK23 di Nobridge stanno su quello standard, dell'STT, comunque sono più o meno tutti lì, e infine lo standard KVA-KSC, quindi fate attenzione a cosa comprate in base alla marca del vostro caricatore, informatevi e soprattutto prendeteli con lo stesso tipologia di raccordo europeo o statunitense della vostra linea, se no sono altri soldi che buttate nel cesso. Una volta installato il raccordo e avvitato fino in fondo, mi raccomando, non fatelo con le pinze, altrimenti rovinerete il raccordo e non combacerà più bene con la valvola a sgancio rapido della linea. Mi raccomando, non fate porcherie. Basterà spingerlo all'interno della linea per avere una giunzione perfettamente stagna. Il caricatore si riempirà istantaneamente di aria compressa e una volta schiacciata la valvola di scarico uscirà aria compressa dal posto del green gas. Facile e lineare. Se invece avete intenzione di convertire una replica elettrica o un bolt action, le cose si fanno leggermente più complicate ed è qui che sinceramente non vorrei dilungarmi troppo nei dettagli perché semplicemente non ho l'esperienza per farlo. Se non so una cosa preferisco non parlarne. È strano sentirlo dire da uno youtuber, eh? Comunque, esistono 200.000 marche e se ne stanno aggiungendo delle altre nell'ultimo periodo, come ad esempio la Gate, che sta buttando il suo engine HPA sul mercato, c'è la Polestar, la Minecraft, la Wolverine, ce ne sono tantissime, e ogni marca fa magari 3 o 4 modelli diversi di engine HPA. Indirizzarvi su uno piuttosto che sull'altro non spetta a me, anche perché non ne ho visti così tanti dal vivo. Quello che posso dirvi è che si dividono principalmente in due grosse subcategorie, che sono quelli meccanici, o dovrei dire pneumatici, che funzionano semplicemente con la pressione dell'aria, e quelli elettropneumatici. Sostanzialmente hanno un'elettrovalvola all'interno che si aprirà o si chiuderà quando schiaccerete il grilletto. Questo presuppone però l'utilizzo di una sorgente di energia ausiliaria, ossia una batteria. Dovrete sempre comunque avere una batteria all'interno della vostra replica. Va a gusti, dipende da cosa preferite, insomma, per quanto riguarda l'installazione all'interno del gearbox, bene o male seguono tutti lo stesso principio: si prende il gearbox, lo si svuota e si mette l'engine HPA al suo interno. Fine. L'unica cosa che dovrete tenere è il grilletto originale. Anche lì bisogna stare attenti perché a volte il grilletto originale non è esattamente compatibile con l'engine e potrebbe non schiacciare il tastino fino in fondo quando lo schiacciate, quindi magari dovrete cambiare il grilletto. La lunghezza del nozzle è importante perché potrebbe non combaciare con la TOPAP e potreste avere problemi di pescaggio. Ci sono delle sottigliezze che un customizzatore esperto sa e che quindi magari un principiante che sta guardando questo video non dovrebbe imbarcarsi. L'importante è riuscire a fare un acquisto consapevole della vostra attrezzatura, poi per il montaggio magari rivolgetevi a qualcun altro. Passiamo quindi ai consigli per gli acquisti, anche se fa molto televendita degli anni 90. Per quanto riguarda le bombole, sostanzialmente una marca vale l'altra. Ragazzi, non cambia assolutamente niente, anzi molte mi sembrano ribrandizzate dalla stessa marca perché sono veramente identiche. Quello che potete scegliere è la tipologia di bombola. Io vi consiglio fortemente di stare semplicemente su quelle in alluminio. Quelle in alluminio, come vi ho detto, tengono una pressione inferiore rispetto a quelle in fibra, ma hanno un costo molto molto più basso. Una bombola in alluminio, più o meno come questa, da 0,8 litri, ha un valore che si aggira attorno ai 50-60 euro al massimo. È abbastanza economica. Una bombola da mezzo litro, quindi più piccola, in fibra, parte dai 230-250 euro. E per un principiante che vuole affacciarsi al mondo dell'HPA e farsi il suo primo setup, forse non è il caso di spendere così tanto solo per una bombola. Certo, tengono più aria, durano di più e sono più leggere, ma insomma, forse i soldi li investirei da un'altra parte. Il regolatore di pressione, come vi ho detto, è un po' il cuore di tutto il sistema, è da lui che dipende comunque un sacco di fattori come la costanza dei colpi e il cooldown tra un colpo e l'altro, quindi è veramente fondamentale. Io vi consiglio, come hanno consigliato a me a mia volta, il Ballistic. Sta sui 120-130 euro e si comporta bene, le valvole sono fatte bene, non hanno mai perso gas, vi arriva già con un raccordo preinstallato, ho notato che è già fornito di Teflon dove serve e tutti gli altri O-ring erano tutti lubrificati per bene con il loro grasso, e bene o male l'ho utilizzato anche a raffica con la mia P01 e devo dire che il tempo di cooldown tra un colpo e l'altro è accettabile. Anche a raffiche prolungate e belle arzille, si parla di un 20-25 palline al secondo, riesce tranquillamente a stare indietro, quindi
potrebbe essere un buon prodotto per la maggior parte di tutti voi. A meno che non vogliate fare un mega frullino da 40 bb al secondo, mega inferno, oh my god, allora magari dovrete andare su qualcosa di un filo più professionale, ma per il 90% di voi il body stick è più che sufficiente. Per quanto riguarda la linea, ragazzi, come vi ho detto, fate solo tanta attenzione alla tipologia di raccordi che comprate, perché è l'unica cosa su cui potete sbagliarvi. Per quanto invece riguarda la parte della replica, tutto dipende da voi, dipende da che replica avete in casa, da che idea avete dell'HPA, da cosa volete convertire. Se andate sulla conversione di un gas blow back è sicuramente la cosa più semplice, potete farvela voi in casa senza rivolgervi a un customizzatore, di conseguenza risparmierete anche dei soldini. Esistono due tipologie di adattatori, i raccordi, che sono semplicemente dei tubi forati e filettati, e sono quelli che ho preso io, sono i più economici, si inseriscono, funzionano benissimo, hanno il difetto però che una volta disinserita la linea svuoteranno tutto il caricatore nell'aria. Quindi non sono i più efficienti, perderete un sacco di aria compressa nel tempo, però ragazzi, sono i più economici. Esistono anche gli adattatori con la valvola interna che terranno la pressione all'interno del caricatore una volta sganciata la linea, ma sono ben più costosi, costano 13-14 euro l'uno. Questi per paragone li ho pagati tipo 2,50-3 euro l'uno. E se dovete convertire magari 4-5 caricatori, 13 euro a caricatore inizia a essere una spesa, quindi vedete un po' voi. Per quanto riguarda invece la conversione di altre repliche, come ho detto, non mi dilungo troppo, ne ho viste giusto un paio, ne ho montato uno in vita mia. Hanno dei costi che vanno dai 200-300 euro in su, solo l'engine, in base alla marca, in base alla tipologia e soprattutto in base alla replica su cui dovete montarlo. Se deve andare in un gearbox V2, in un gearbox V3, in un bolt action, se in bolt action quale, perché ci sono 2000 tipi di standard in base se va nello Striker, negli SR10, in un M24. Inizia a diventare complessa la cosa e lì vi consiglio di rivolgervi a un customizzatore esperto. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile per almeno schiarirvi le idee, avere una minima concezione di cosa sia l'HPA, se può fare per voi e del costo a cui andrete incontro se volete farvi il vostro primo setup. Io devo dire che ne sono rimasto colpito e soddisfatto, mi piace un casino utilizzare un gas blowback HPA perché vi dà quest'idea del gas infinito, non sentite la diminuzione della potenza tra un colpo e l'altro, lo mettete a raffica e va finché non finiscono i pallini, funziona anche col freddo, col gelo, funziona sempre, è bellissimo e mi sono divertito da morire. Ho iniziato con quello e perché no, ora che ho il mio sistema HPA potrei benissimo prendere in futuro un engine da montare dentro il mio bolt action spendendo quelle 250-300 euro in più e finire il mio setup completamente, perché no? Voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo mondo? Vi farete un HPA in futuro? Pensavate già di farvelo? Avete ancora dei dubbi? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, per oggi è tutto e noi come sempre ci becchiamo in campo.